per mitigazione dei propri effetti negativi sui diritti creditori minori, è sintomatico dell'importanza riservata dal Governo e dalla maggioranza alle disposizioni in favore delle banche, che l'articolo 16 sia uno dei pochissimi articoli a non aver subito alcuna modifica né da parte del relatore né da parte del Governo. Quindi questo articolo 16 non siamo riusciti a modificarlo con tutti i nostri sforzi fatti in Commissione. Nella sezione inerente alla fallimentare ed esecutiva sono state approvate alcune proposte emendative del Movimento 5 Stelle sul concordato preventivo, quindi qualcosina siamo riusciti a introdurre, ad esempio l'introduzione di soglie minime per la soddisfazione dei creditori chirografari come requisito indispensabile alla proposizione del piano concordatario, nonché la parziale abolizione della formula del silenzio assenso per l'accettazione dello stesso piano. Beh, vedo che magari consegnerò agli atti il... No, ancora 30 secondi. Semplicemente per dire che è davvero deprimente vedere un'aula Ora però dormiente. deve concludere. Si concluda, Presidente, ancora 18 secondi, ed è 13, c'è cioè l'ex Presidente Lupi che ci aiuta con il cronometro. E nulla, buona serata, buonanotte a tutti, continuate così e sicuramente creerete un futuro migliore anche per i vostri figli. Grazie, la ringrazio. È scritta a parlare onorevole Lupo, ma non è in aula, si intende che vi abbia rinunciato. Onorevole Soria, mi dica. Grazie Presidente. Io avevo già notato questa pratica durante il mio intervento e poi mi rendo conto, cronometrato gli ultimi due interventi, ossia l'intervento del collega Romano e l'intervento del collega Tofalo, e in realtà ho trovato delle irregolarità nel momento in cui lei ha segnalato la fine dell'intervento. Nella fattispecie mi sono segnato i numeri e l'onorevole Romano è stato richiamato come ultimo minuto quando in realtà stava parlando al minuto 3.40, ossia con 20 secondi in anticipo, ed è stato richiamato la seconda volta quando in realtà aveva ancora 40 secondi davanti. Stessa identica cosa è successa adesso con l'onorevole Tofalo, che al minuto 3.32 è stato richiamato per la prima volta con un minuto d'anticipo e poi è stato richiamato per la seconda volta. Allora, innanzitutto ravvedo due irregolarità. La prima nella tempistica. Noi sappiamo benissimo che lei ci richiama il minuto e quindi dovrebbe essere al quarto minuto dal momento in cui il deputato in questione ha iniziato a parlare. Non capisco nemmeno questa nuova sua metodologia di richiamare anche la seconda volta a metà dell'ultimo minuto finale, quando in realtà in questo modo qua lei innanzitutto sconcentra e disturba il deputato che a quest'ora si trova tra l'altro in una condizione a dover in qualche modo, sì scusatemi, sconcentra, probabilmente non è italiano, ho visto qualche deputato del PD che si arrabbia per la mia terminologia, purtroppo no, non ho neanche La origini prego di italiane, concludere, quindi mi onorevole Soria. scuserete per questo sbaglio nel lessico e nella terminologia. Però la questione fondamentale è di merito, nel senso che non mi sembra giusto, non mi sembra corretto in alcun modo il fatto di dover richiamare due volte un deputato quando in realtà in questo modo si crea veramente il presupposto per non riuscire a finire un discorso, un intervento che magari è stato preparato anche nelle scorse ore in maniera molto precisa e dettagliata e che ha l'obiettivo di spiegare a quest'Aula, anche se particolarmente vuota, qual è il motivo essenziale di questa nostra presenza oggi in aula, che vorrei ribadire non è una questione tanto così per essere qua la notte con voi, anche se abbiamo naturalmente grande piacere di stare qua e stare insieme con la nostra Va compagnia, bene, con la onorevole vostra Soria, ho compagnia qua. compreso il suo richiamo al regolamento, diciamo, un po' largo. Le rispondo subito. Per quanto Grazie. riguarda il prego, per quanto riguarda il cronometro, vale ovviamente quello della Presidenza. La vorrei informare, come lei potrà riscontrare insieme ai suoi delegati d'aula, mi dispiace che non c'è l'onorevole Crippa in questo momento, che la flessibilità della Presidenza è stata estrema nella stragrande maggioranza degli interventi, soprattutto del pomeriggio, in cui ha dato ben più tempo di quello che era assegnato. Io avviso, per, no, non si Soria, non torniamo più su questo. Io per convenzione, come fanno tutti gli altri vicepresidenti, avvisiamo un minuto prima e 30 secondi prima gli oratori.